da aceto di vino, che è sempre l'ingrediente principale, addizionato da mosto d'uva cotto concentrato, caramello, eccetera, perché c'è che aggiungere altre cose. Invecchiamento alcuni mesi, un anno, non tanto di più, in un grande contenitore di legno. Diciamo che è un prodotto per un uso quotidiano e che ha permesso al nome di andare in tutto il mondo. Altra cosa è l'aceto balsamico tradizionale di Modena. In questo caso siamo di fronte ad un prodotto che si ottiene da un unico ingrediente, il succo d'uva, però utilizzando solo uve locali. In modo particolare un'uva bacca bianca, che è il Trebbiano, e un'uva bacca rossa, che sono i Lambruschi. La zona di invecchiamento, appunto, come vediamo, è nel sottotetto delle case, perché qua abbiamo le escursioni termiche maggiori, quindi freddo in inverno e caldo in estate. Dopo capiremo anche perché l'importanza di queste escursioni termiche. Per la produzione del tradizionale, raccogliamo la nostra uva, la pigiamo, filtriamo il succo d'uva e lo andiamo a cuocere immediatamente, quindi prima che abbia inizio la fermentazione alcolica. Si cuoce in grandi caldaie, a fuoco diretto, a vaso aperto perché necessita di evaporazione, per circa un 24 ore, lentamente, non deve bollire, quindi diciamo una temperatura di 80-85 gradi. Con questa cottura del mosto d'uva abbiamo delle trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche. Abbiamo un'eliminazione delle particelle in sospensione tramite la sfumatura, un imbrunimento del colore, una concentrazione dovuta ad evaporazione, quindi avremo un calo di circa un terzo del prodotto, e una sterilizzazione del prodotto, in quanto i lieviti, i microrganismi propri del succo d'uva con la cottura vengono eliminati. Dopodiché questo succo d'uva lo si lascia un po' decantare, e poi viene immesso nelle botticelle di legno. Una serie di botti tipo questa, dalla piccola alla grande, si chiama batteria. La batteria è formata di solito da un minimo di 5 botti di diverso tipo di legno e di diversa capacità. All'interno di una batteria si compongono tre fasi fondamentali: la fermentazione nelle botti grandi, la maturazione in quelle centrali, l'invecchiamento nelle botti più piccole. La fase fermentativa è dovuta essenzialmente a due tipologie di microrganismi, lieviti e acetobatteri. I lieviti e gli acetobatteri che partecipano a questo processo fermentativo sono presenti nell'aria. Noi non andiamo ad immettere niente nelle botti se non il mosto d'uva cotto. Dalla fase di maturazione in poi sono praticamente solo funzioni, processi enzimatici. Ormai lieviti e acetobatteri sono sciolti e non lavorano più. Come vedete, le botti sono aperte, perché a differenza del vino, che non deve avere contatto con l'aria, questo prodotto deve respirare, quindi deve essere presente ossigeno. Si mette di solito una pezza di cotone o di lino per evitare la polvere, gli insetti, ma permettere la respirazione, l'ossigenazione. Si possono utilizzare diverse tipologie, diverse essenze di legno per l'invecchiamento del tradizionale: il rovere, che rimane il principe dei legni, castagno, ginepro, gelso, ciliegio, acacia. Ogni tipo di legno dà qualcosa di suo. Il ciliegio darà un sentore più fruttato, il ginepro più aromatico, il castagno più importante per il colore, e via dicendo. Quindi meglio che all'interno di una batteria siano presenti le diverse essenze. La scelta del tipo di legno sta un po' nei segreti del produttore. In realtà ci sono delle regole ben precise. Per esempio, la botte più piccola, dove col tempo sarà presente un prodotto più importante, più ricco, più denso e più prezioso, sarà bene essere di un legno duro, diciamo rovere. Se si desidera legno di ciliegio, è meglio andare a monte invece, dove ci sarà un prodotto più giovane, più liquido, perché il ciliegio è un legno poroso, quindi col tempo dà problemi di tenuta, quindi meglio che sia a monte. Oggigiorno gelso e ginepro sono legni, sono piante protette, quindi non si possono più abbattere per costruire botti.
Per cui le botti di ginepro o di gelso o sono botti vecchie, antiche o sono legni di importazione, ma non è la stessa cosa, soprattutto per quanto riguarda il ginepro. E abbiamo detto diverse capacità. Questo perché per effetto dell'evaporazione tutti gli anni il livello all'interno delle botti cala. Quindi noi dobbiamo procedere ad un'operazione di rincalzo, di rabocco. Dobbiamo riportare il livello iniziale all'interno delle botti. E lo faremo partendo dalla più piccola, che viene appunto riportata a livello prendendo il prodotto da quella accanto. Per esempio, supponiamo che la botte piccola contenga 10 litri, come in questo caso. Un litro durante l'anno può essere evaporato e in parte assorbito dal legno. Noi andremo a prendere un litro da quella accanto e lo porteremo nella piccola. A sua volta, quell'accanto, che in questo caso contiene 20 litri, ne può aver persi 2 durante l'anno, un altro l'ha ceduto alla piccola, quindi dalla terza ne preleveremo 3 e via dicendo. Nella botte più grande, che in definitiva alimenta tutta la batteria, andremo ad immettere il mosto cotto giovane o lungo. In una batteria tipo questa potete considerare 25, 30, 20, dipenderà poi dalle temperature che avremo avuto e dall'evaporazione che ci sarà stata durante l'anno. Questi passaggi si fanno una volta all'anno, nei mesi freddi. Perché nei mesi freddi? Perché con le basse temperature lieviti e acetobatteri non lavorano, tutto si ferma e noi possiamo fare i vari passaggi. In estate col caldo c'è molta fermentazione e quindi è meglio non toccare. Tutti gli anni, vi dicevo, per almeno 12 anni, perché l'invecchiamento minimo per arrivare ad ottenere la denominazione aceto balsamico tradizionale di Modena sono 12 anni. Quindi, riassumendo, aceto balsamico di Modena è una miscela di più ingredienti a base aceto di vino. Invecchiamento alcuni mesi, ovviamente, in un unico contenitore. Aceto balsamico tradizionale, solo mosto d'uva cotto, con un invecchiamento minimo di 12 anni, trascorsi i quali potremo cominciare a prelevare il prodotto, ma solo dalla botte più piccola, dove ci sarà il prodotto più maturo. E come regola sarebbe meglio non più di un decimo della capacità della botte. Quindi da un finale 10 litri, un litro e mezzo. Non se ne può prelevare di più, perché se ne prelevassimo di più andremo a snaturare tutto il contenuto della botte, quindi l'anno successivo non avremo più la stessa qualità. Ma la cosa non finisce qui. O perlomeno, se noi vogliamo arrivare alla commercializzazione del prodotto, con questo litro, litro e mezzo di aceto balsamico tradizionale, dovremo andare al consorzio. Il consorzio è un'associazione di produttori che organizza una commissione di maestri assaggiatori, chiamiamoli sommelier per l'aceto balsamico, presieduta dall'organo ministeriale di controllo e certificazione, che nel nostro caso è il CERN, e solo se loro attestano, dopo un esame organolettico, che il prodotto ha le caratteristiche per essere denominato tradizionale, il prodotto potrà essere imbottigliato e venduto. Solo il consorzio può imbottigliare tradizionale, non i produttori. Imbottigliano, appongono il sigillo di garanzia e noi con la nostra etichetta potremo andarlo a vendere. Importantissima la bottiglia. Perché è importantissima? Perché solo in questa tipologia di bottiglia si può vendere e commercializzare il vero aceto balsamico tradizionale di Modena. La bottiglia fu disegnata da Giugiaro, il designer anche di automobili, nel 1988. È uguale per tutti i produttori, cambia solamente l'etichetta, quindi deve avere queste caratteristiche, questa forma, capacità 100 ml, né più né meno, ingredienti, solo mosto d'uva cotto e riportare naturalmente DOC, denominazione d'origine protetta. Le tipologie sono due, non meno di 12 anni di invecchiamento, per quello che ha un invecchiamento minimo e solitamente riporta come colore della capsula color avorio, color bianco. Non si può riportare niente sull'etichetta se non la denominazione. Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Né anni, né numeri, niente.
Se invece il colore della capsula è oro e riporta, oltre alla denominazione tipica, anche la parola extravecchio, partiamo da un minimo di 25 anni, dai 25 in su. Produzioni estremamente limitate. Per il tradizionale di Modena siamo attorno alle 80.000 bottiglie all'anno tra tutti i produttori, confronto a una produzione di milioni e milioni di bottiglie per quello commerciale. Quindi il problema, ribadisco, è la denominazione. Perché tutto sommato le parole magiche, le parole famose conosciute in tutto il mondo sono balsamico di Modena, non tradizionale. E da tutto il mondo vengono per questo prodotto. Ma è un prodotto completamente diverso. Sono diversi gli ingredienti, il processo produttivo, l'invecchiamento e se vogliamo anche l'utilizzo, perché il tradizionale può effettivamente essere utilizzato su tutto, dai formaggi, in modo particolare il parmigiano, la pasta, carne, pesce, verdure, sulle uova, le frittate, le fragole, il gelato, veramente su tutto, diciamo dall'aperitivo al digestivo. Perché in effetti si può utilizzare anche un cucchiaino a fine pasto come digestivo e ci sono studi medici anche recenti che attestano le proprietà del tradizionale come digestivo o anche per chi ha problemi di diabete, perché è un antiossidante naturale. Quello commerciale, chiamiamolo così, invece si può cuocere. Questo va usato sempre a crudo, poche gocce alla fine. Quello commerciale si può cuocere. Oggi in molti ristoranti trovate piatti a base aceto balsamico, Con la glassa solitamente, monti, o però la classico. glassa, eccetera. Solitamente usano dei prodotti commerciali, li cuociono, ne fanno delle riduzioni, aggiungono altri ingredienti, usano quelli. Tradizionale, sempre a crudo. Caratteristico oltretutto è che una volta aperto, tappino, mai in frigorifero e si conserva per sempre. Non dico che migliori perché direi una bugia, però rimane costante. Prodotto antichissimo, i primi documenti scritti risalgono al 1500, quando già si parlava di un aceto balsamico modenese, alla modenese, quindi per parlare già di un prodotto diverso da quelli normali. All'inizio prodotto soprattutto ad appannaggio di famiglie importanti, famiglie ricche, perché richiede un quantitativo di uva molto importante. Una prima valutazione dal punto di vista economico l'abbiamo quando le truppe di Napoleone arrivano a Modena. A Modena c'è il duca scappa e nel sottotetto di Palazzo Ducale, che è attualmente sede dell'Accademia Militare, vengono trovate le botticelle del duca che sono messe in vendita per pagare le truppe di Napoleone. Quindi in questo momento abbiamo una prima valutazione economica. La commercializzazione è piuttosto recente. Anche perché, ripeto, pensare di mettere sul mercato un prodotto che era soprattutto alla mercé di famiglie importanti, ricche e che era soprattutto utilizzato come regalo per famiglie di un certo retaggio, non era ancora consentito. Cosa posso dire? Posso dire che è importantissimo il clima per questo prodotto, è importantissimo l'uva, è importantissimo soprattutto la tradizione. È importante la tradizione perché questo è un prodotto strettamente legato e importante per le famiglie locali, tant'è che tradizione vuole che si iniziasse una batteria, quindi una serie di botti, alla nascita di una figlia per poi regalarlo al matrimonio, un po' come una dote. E questo aveva due funzioni fondamentali. Innanzitutto era un regalo prezioso perché trascorrevano quei 18, 20, 25 anni, quindi un prodotto già di una certa importanza. E poi era anche il motivo e la possibilità di trasferire questa tradizione in una nuova famiglia, quindi portare avanti la tradizione. Anche iniziare un'altra batteria, E insomma. iniziare anche un'altra batteria. Io alcuni esempi ce li ho in giro per la stanza. Addirittura una batteria di un signore norvegese che venne nel 2008 a visitare la cettaia. A lui piacque questa cosa della tradizione, dei passaggi, eccetera. L'anno dopo il figlio ebbe un bimbo, quindi un nipotino, e lui mi ha chiesto la possibilità di avere qua la batteria perché il clima in Norvegia non permette di ottenere questo prodotto. E questo signore viene tutti gli anni da Oslo a raccogliersi l'uva, a cuocere il succo d'uva, io lo seguo nei vari procedimenti, e a fare tutti i passaggi per la batteria che sarà poi un giorno di suo nipote, di Oliver. Oliver. Posso farti una domanda? Sì. L'inizio di tutto, Sì. cioè il
Molto probabilmente dice, per caso. Ho le 6 botticine, ah, come sì, sì. Che sono nuove naturalmente.